120 metri di profondità in apnea in assetto variabile senza limiti. È il nuovo record italiano, stabilito lo scorso 26 agosto da Maria Felicia Carraturo, giovane napoletana che ha cominciato ad immergersi per gioco ed oggi raggiunge risultati straordinari. La Carraturo è stata ricevuta a Palazzo San Giacomo dal sindaco De Magistris, che le ha consegnato una targa commemorativa in ricordo dell'impresa sportiva. Dedico quest'ultimo mio record a mio padre, che era uno sportivo ed era anche lui impegnato comunque nel sociale, e ci tengo molto perché mi ha dato un grande insegnamento. Ma un giorno, proprio sul Corarone Porta Capuana, io camminavo e la gente mi riconosceva: ma tu sei la figlia di Guido Carraturo? Quindi tornando da mio padre dissi: papà, ma qua tutti mi riconoscono, mi dicono che sono tua figlia. E lui mi guardò negli occhi e disse: sarò contento il giorno in cui diranno: non quella è la figlia di quel padre, ma chi è il padre che è la figlia.